però dopo più di 20 anni di inattività le coreografie lasciano un po' il tempo che trovano, diciamo. Infatti dopo un po', non è stato di che vanno, si avvicina una ragazza e gli fa... Ehi, Gianni. A cosa si ispira la tua coreografia? Al funky jazz? Al funky jazz? Anche. Soprattutto si ispirano alla vendemmia che facevamo tutti i settembre con i soci della mia popolazione. E mentre sta lì che parla tutto animato, se ne avvicina un'altra che gli fa... Particolare, questa essenza è Chanel numero 5. No, no, naftalina da 85, non è una vulcana, solo un altro diciamo. Ma dopo un po', lo vedi che sta là, che rimette gli occhi addosso a una donna che non sia sua moglie dopo 25 anni esatti. E qui, voglio parlare a tutte le mogli. Tutte le mogli che stanno qua. Teresa, tu sei la capoclasse, diciamo, rappresenti tutte loro, devo pure candidare, quale quanti sono cazzo circoscrizionale, quindi prima. Te lo ricordi Massimo tu? Te lo ricordi quando l'hai conosciuto, quando ha fatto battere il cuore e te sei innamorata? Guarda adesso, come l'hai ridotto, un animale da centro commerciale, guarda, dopo 30 anni di cattività, sto leone. Te lo ricordi invece quando ti sei innamorato di lui, magari perché eri più figo di tutta la comitiva, o perché magari era l'unico che faceva il viale centrale del tuo quartiere su una ruota sul ciclomotore piaccio, ciao, te lo ricordi? Beh, io vi dico, guardate ora il vostro compagno a fianco a voi, li avete ridotto a un orso del mio parco, però sappiate che quell'uomo che avete di fianco non vi farà mai mancare comprensione, amore, sostegno economico e morale. Ma vi prego, non lo trattate male, questo padre di famiglia, perché ricordatevelo che anche dietro al cuore del più onesto padre di famiglia si cela sempre il cuore del piccolo figlio della mignotta. Dopo 20 tentativi andate a vuoto, al 21esimo, 20 minuti prima di chiudere la discoteca, aggancio una collaboratrice scolastica in aspettativa del Spinaceto. E la porta al bar della discoteca 20 anni dopo. Vieni collaboratrice, porta del microfono, lasciamo la scena. La porta al bar della discoteca. Senti un po', che te posso offrire? Un cincerino, lo faccio fare cincerino. Guarda cosa più leggera, posso cotanna, posso cotanna. Che poi una mano lucana, un piparo, un coso, un tompaio di amaro, una mano del carabiniere, una busta qua la navigata, che te posso offrire? Che vuoi? Più costoso, che vuoi? Che vuoi? Un mojito? Ma poi ritorna? La porta in macchina, la macchina del separato, a tipo grigia. Le mie 1.600 stupende, 1.300 escono da alimenti, ma come far separato? Ma comprarsi un'altra macchina e alla fine la riporta in quello stesso posto dove portava sua moglie 25 anni prima. Tre alberi dopo il bambino Gesù alla salita del giardino. Si ferma e lui è convinto di avere dentro allo stereo ancora quei nastri che usavano negli anni 80 perché era atmosfera di Richard Schlagerman, oppure l'altro come si chiamava? Steven Schlags. E invece fa l'errore di dimenticarsi che dentro lo stereo c'era ancora il CD del cantatore dei separati. Capito chi è quel cantatore dei separati? Il cantatore dei separati è quel cantatore che se non sei separato non lo puoi ascoltare perché a volte è troppo amaro. E tu sta là e non volendo, sul più bello, prima le zompaie addosso,
e butta giù i sedili della uno grigia, della tipo grigia, fa ste ore qua, comprendo le cesti di celazzo. Invece spinge lei e dentro c'è... Dopo le usciute d'arte dei gnotti.